in realtà la maggioranza dei politici al potere si riscontra, e parliamo in generale, prima ancora di ogni comprovata malizia, una vera e propria forma di imbecillità. Uomini di scarsa, lacunosa e inesistente cultura, essi sono incapaci di concepire qualsiasi programma che non sia la semplice sommatoria delle più disparate e contrastanti iniziative, senza distinguere le utili dalle rovinose. Fa loro difetto l'elementare capacità di dedurre gli effetti dalle cause, e partiamo dal fondo. Andrea, buongiorno a tutti, da Andrea, da Domenica Che Barba. Questo è un pezzo di Antonio Cederna, La distruzione della natura in Italia, faro del mondo della speculazione sulle natura, sul nostro ambiente, sulle nostre città, sui nostri parchi naturali, edizione originale del 1975, reperito online, regalatomi per il mio 58esimo compleanno. E buongiorno a tutti, mi tolgo questi occhiali san giulianeschi perché non è il caso che li usi per farmi la barba, vi spero bene, andiamo subito a bagnare. E oggi è l'8 settembre, il giorno dell'armistizio firmato a Cassibile dal generale Castellano nel 1943. Sono passati 81 anni. In bagno. Fu firmato in realtà il 2, poi lo tennero segreto, anzi il 3, per 5 giorni fino all'8, e andiamo avanti. Tante cose nuove. Partiamo da questa Uppercut Deluxe. Questa è una confezione, un unboxing di una ciotola da viaggio. È una Enamel Tribal Mug che useremo con un prodotto che ho ricevuto dall'amico Alessio, che ha recapitato un pacchetto interessante, in coincidenza, guarda caso, del mio genetriaco. E poi eccola qua, un prodotto interessante, come vedete, in metallo infrangibile, che potete portare nella vostra valigia quando partite. Io viaggio spesso, più volte mi è stato consigliato di adoperare non soltanto i rasoi di plastica, ma qualche rasoio serio anche quando si è in giro, per così farsi una rasatura come si deve. Mentre Radio 100 Passi di Cinisi, che è la stessa radio che trasmette da un edificio sequestrato dove l'antimafia indagò e arrestò gli assassini di Peppino Impastato, che dirigeva Radio Out, scritto AUT, se lo ricorderanno, quindi una radio principalmente identitaria della legalità che diffonde un palinsesto piuttosto variegato. Oggi con cosa andiamo a raderci? Intanto prepariamo, perché nella scatoletta di Alessio c'è questa confezione che riporta il logo di Zero. In realtà è un prodotto da lui realizzato con acqua cosmetica e glicerina, non rivelo le quantità, ma Alessio tu le sai, io le so, che è utilizzabile sia come prebarba, ma userò altro, perché ho ricevuto anche un prebarba dalla mia famiglia come regalo, ma lo userò soprattutto per trattare la ciotola. 5 spruzzi per provare a montare il sapone, che vi dirò qual è, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Ho abbondato per arricchire il montaggio in ciotola del sapone che vi svelerò più tardi. Adesso invece, considerato il profluvio di regali rasatori, abbiamo questo Skullman, questo prodotto prebarba spagnolo, che con questo dispenser in un materiale plastico testeremo oggi per preparare una rasatura fatta molti giorni fa con rasoi seri. Eccola qua, andiamo a predisporre una parte come questa, andiamo a preparare cultura dei prebarba. Ciao Alessio, grazie anche per il pensiero che mi ricollega alla nuova arrivata Atena, che nella famiglia Herrera rappresenta l'ultimo meraviglioso successo. Quindi bocca al lupo, soprattutto a lei, al futuro, al mondo che lasceremo. Potresti regalargli o leggergli la sera prima che si addormenti qualche pagina di Antonio Cederna. Tu vivi in un paesaggio naturalistico importantissimo e credo che non manchino gli sconci. Non si tratta dell'ennesimo pamphlet, quello che vi ho fatto vedere, ve lo rimostro, ma si tratta veramente di una guida fino a tutti gli articoli che sono stati pubblicati su Corriere della Sera, sull'Europeo, su altre riviste su cui Cederna, nato nel 21, scriveva in quegli anni. Quindi vi consiglio l'acquisto, esiste anche l'edizione rinnovata, ristampata, ma questa è l'originale. Bene, menta, profumo peppermint, senza dubbio, sento che sta lavorando bene questo spagnolo sul mio viso. Mentre correndo, andando avanti, perché qua il tempo oggi veramente è poco, è sempre troppo quello che io utilizzo, alla vostra pazienza. Ed è la fine dell'automobile, cioè non c'è una data d'inizio, ma la morte nel 2024. Qua c'è un pezzo che vi leggerò dall'Avvenire rapidamente per la penna
di Alberto Caprotti, pubblicato qualche giorno fa, sul disastro delle scelte date nel veicolo elettrico. Mentre procedendo, io lascio che questo prodotto piuttosto cremoso e certamente molto buono, recuperato la profumeria Giuse di Cecina, Piazza del Duomo, se passate di qui non esitate, vetrina ricchissima di materiale rasatorio, da cui provengono gran parte di questi oggetti. Mentre adesso intanto vi faccio vedere il pennello che userò è un Omega 100% Barber Pole Edition, ciotola Fabergé in ammollo 100% tasso, che andremo a trattare nella nostra nuova ciotola, trattata per appunto con la formula speciale di Alessio, salutando l'amico Donato Ciniello che non finisce mai di sorprenderci. O Selvaggio, questo è il setup ricevuto, grazie di cuore, non lo conoscevo, un prodotto vegetale, qua vedete un Donato intento nelle sue preparazioni. E apriamo questo barattolo in vetro con un tappo classico. Questo è il prodotto come si presenta, piuttosto morbido se non ricordo male, io dovrò montarlo in ciotola, adesso mi ha suggerito eventualmente anche diretta, ma quando passai i primissimi anni in cui 7 anni fa cominciai a radermi nella bottega di Donato in via Verdi a Settimo Torinese, mi disse mai acqua qua dentro. In ogni caso io lo prelevo così, perché essendo morbido, vedete, io preverò questa parte di O Selvaggio, vedete che è ben gestibile, profumo molto interessante, piramide olfattiva che la lascio alle descrizioni, troverete, e la vado a posizionare su questa ciotola piuttosto profonda, quindi diciamo che sembra poi una ciotola per la colazione, in realtà è una ciotola da viaggio, da buttare in valigia per quando partite, nessuno all'aeroporto vi dirà che non potete imbarcarla, ovviamente. Quindi sul fondo, in questo modo, buttate in un angolo, andiamo a montare, prelevando il pennello e pulendo la dita nel ciuffo, voi come state? Tutto bene? A posto? Qua il cielo è cupo, è un'umidità altissima, temperature non sono scese di molto, nel senso che continua a fare piuttosto caldo, pare che arriverà l'inverno, io non credo più tanto a quello che dicono, ma insomma, mentre Radio 100 Passi diffonde, cosa diffonde? Thermopil, Stereo, pardon, live in Philharmony. Bene, andiamo con la nostra Uppercut Deluxe, ciotola profonda, profondissima diciamo, che ci costringe ad andare giù con le dita in fondo al barattolo, arricchito dalla soluzione preventivamente spruzzata in 5 parti. Andiamo a prepararci. Per questo corriamo Daniele Capezzone, oggi 8 settembre, 52 anni, è stato direttore dei Radicali Italiani, contestato, litigato con Pannella, ovviamente il quale litiga con tutti, fu una bella esperienza, poi passò in Forza Italia, fu nominato, non dico portavoce, ma insomma si occupò di blandire principalmente il sovrano Silvio, compreso il suo cane Dudu, che pare che quando lo vedeva si metteva a abbaiare e gli ringhiava. Lui si presentava munito di molti biscottini, ma al di là delle, diciamo, dell'ironia, io apprezzo molto Daniele Capezzone, lo ritengo un giornalista preparatissimo. Piero Chiambretti l'aveva soldato in qualcuno dei suoi programmi come esperto del settore. Quindi mentre andiamo a montare il nostro Selvaggio, che si sta presentando in tutta la sua parte, no, interessantissima, devo andare a leggere, non ricordo, ma è un vegetale molto buono, ecco, non avevo dubbi, Donato lavora molto bene, sentite la ciotola come accoglie il suono, che non è quello del prodotto in ceramica, insomma, ma è un prodotto per appunto infrangibile, quindi è stato direttore editoriale di Libero, anzi lo è tuttora, in tutti i talk show preparatissimo col suo tablet, impossibile dargli contro, è un uomo preparatissimo in tutta la sua, in quello in cui si presenta come esperto di politica, radicale nel cuore, romanista di Roma, nato e cresciuto a Monteverde Vecchio, non è romanista ma è zemaniano, come lui ha detto. Io penso che possiamo cominciare a pensare di apprezzare, bagnando il viso, il povero Capezzone, va ricordato in chiusura di argomento di Highlights, che fu preso a cazzotti da uno sconosciuto davanti alla sede del PD qualche anno fa. In ogni caso, molto interessante il pezzo pubblicato dall'Anteprima News di Giorgio Dell'Ardi, che è tornato dal 1 settembre, che poi era una domenica, quindi dal lunedì 2, disponibile per gli abbonati, quindi queste notizie arrivano tutte da lui. Il caso Boccia, Gennaro San Giuliano, ve lo risparmio, qualcosa riporta il foglio, naturalmente Masneri, arbitro eleganziarum della società italiana, ne parla in occasione della
termine del Festival del Cinema di Venezia, dove ha vinto Pedro Almodovar, il suo film Vicini di casa, The Neighbors, non me lo ricordo, ma ha vinto lui. Peccato Nicole Kidman, cui è morta la madre, ha dovuto scappare e non ha potuto ritirare il premio. Come sempre questi festival sono molto interessanti e molto importanti per la propaganda commerciale dei film in cui vengono investiti molti soldi. Se vogliamo andare anche a parlare di Pupi Avati, forse il regista che ha prodotto più film in Italia, con il suo Orto americano ha partecipato, è stato premiato, non so a che punto, ma comunque un film interessante da vedere, quindi se vi interessa, vi piace il genere, Pupi Avati ha fatto film meravigliosi, tipo Regalo di Natale, La casa delle finestre che ridono, ha girato film meravigliosi del neorealismo degli anni 70-80, film interessanti, molto bene il montaggio di O Selvaggio di Donato, che sento nel viso approcciare con la dovuta cremosità, il dovuto aggancio sul pelo, andiamo a recuperare nella nostra ciotola, eccola qua, ve la rimostro, perfetto. Saluto anche Donato Ruroni, che poi sarei io, che ha acquistato, grazie a un mio consiglio dal saponificio Anna Maria, un nuovo prodotto, questo è il nostro Fil Rouge con Vincenzo Pitrelli che me lo regalò. E quindi si riaprono nuove strade, si torna indietro, si cerca di non perdere rapporti col passato. Molto bene, ciao a tutti gli amici rasatori. Per le famiglie ci vanno 1200 euro per un ragazzo per mandarlo a scuola, per comprare uno zaino e dei libri. Questa è una follia. Facciano qualcosa, calmierino i prezzi, aiutano le famiglie a far studiare i propri figli. Chi ha due figli non si può permettere di spendere 2400 euro per mandarli a scuola. C'è qualcosa che non funziona. Il governo non faccia finta di niente, ripiegato anche un po' deriso a Chernobyl durante il forum Ambrosetti, dove Giorgia Meloni ha dovuto rispondere ai ricatti che pare abbia messo la signora Boccia sul piatto, pare ci siano altre donne, le dice che non vuol dire niente, vorrebbe chiuderla lì, in realtà lì non si è chiusa per niente. Gennaro San Giuliano ha detto che preferisce la moglie al governo e quindi orgoglione di sua moglie, quindi bene così per l'aspetto affettivo, male per l'immagine del governo, mentre Alessandro Giuli, ex vice direttore del Foglio, è stato cresciuto nei Ferrara Boys, assunto il dicastero della cultura, quindi occuperà la pregevolissima poltrona in piazza del Collegio Romano nel centro di Roma. E quindi andando avanti abbiamo dei dati sull'automobile disastrosi, meno 82% delle produzioni verranno prodotte 20.000 auto, un disastro. Io mentre agisco O Selvaggio, io quasi quasi mi porto avanti, mi rimetto i San Giulianeschi occhiali, perché non è che li porti per moda, è che giustamente ci vedo un po' meno per evitare di balbettare, sembrare un deficiente, me li rimetto, vi guardo, lo dicono i numeri, lo confermano la disastrosa realtà del mercato, qua parliamo di auto, la preoccupante prospettiva occupazionale di fruibilità per il futuro, senza interventi strutturali sulle politiche attuali, al momento difficile da ipotizzare, quella dell'automobile verrà ricordata come la transizione ecologica più fallimentare della storia. Le intenzioni erano ottime, ma il sistema scelto per arrivare al risultato è stato pessimo, è lontano dalle aspettative, dalle necessità reali, dalle possibilità economiche della gente. E soprattutto resta incomprensibile l'incapacità da parte dell'Europa di correggere in corso l'approccio alla svolta elettrica, che si è rivelato approssimativo e privo del supporto che una rivoluzione del genere, per giunta imposta dall'alto e non scelta dal pubblico, sarebbe stato indispensabile. La crisi della mobilità 100% a batteria, che non decolla e anzi implode su se stessa, con percentuali di immatricolazioni sempre più basse nonostante gli incentivi che paghiamo noi, aggiungo, non è l'unica, ma è una delle cause che stanno trascinando nello stallo l'intero settore dell'automotive. Meno auto prodotte, meno auto vendute, meno posti di lavoro a rischio e fabbriche in chiusura, persino nella potente Germania, che chiuderà a Wolfsburg alcuni impianti, e prospettive drammatiche per l'Italia, che sui motori ha vissuto stagioni esaltanti ormai sempre più lontane. Ma non è solo una questione di occupazione, c'è un diritto alla mobilità da difendere e una giusta aspettativa verso sistemi di propulsione ecologici distrutta della realtà di vettura a zero emissioni, allo scarico nessuno delle quali oggi ha listino prezzi a medio inferiore a 20.000 euro che l'Europa vuole imporci senza alternative a partire dal 2035. C'è chi ammette senza mezzi termini di aver sbagliato le previsioni, come la Ford. Molte hanno deciso di produrre meno vetture termiche per far crescere artificialmente la percentuale di emissioni zero, evitando le multe, ma vendendole a un prezzo più alto per non perdere immagini ai quali erano abituati. Non vado oltre, è disastroso questo scenario, ma vediamo con cosa radici. Finalmente ho trovato nel mio cestino di Rimini Ustuart, eccolo qua, Icon X3 Slant, stavolta è veramente lo Slant col manico a tre anelli, molto diverso dal manico impero del rasoio dell'altra settimana. Questo è uno storto che andremo a utilizzare
con una persona. Quindi andiamo a aprire il nostro lame nel contenitore di plastica, vedete, togliamo l'etichetta, ve la faccio vedere per identificare il prodotto in essa contenuto. Ottime lame che ho trascurato per alcuni anni e ho rivivificato allorquando Marco Marotti nella scatoletta me ne regalò questa confezione, che vado subito ad allestire evitando di parlare di cola, perché qua di cola so benissimo che non ce n'è. Person Platinum, bellissime lame, perfette. Vedremo come andranno con il nostro slant Icon, ve le faccio vedere. È bello vedere le lame illuminate per un istante. Andiamo ad aprire il nostro Icon, solito tre pezzi, manico ponderoso, testa impura, come vi ho raccontato l'altra settimana, salvatemi con un altro rasoio, scusatemi, qua si vede perfettamente che il rasoio a barchetta, vedete la testa, il fermalama è perfettamente incurvato, piolo ponderoso su cui appoggiare la nostra persona, eccola, e andiamo a fissare col nostro rasoio, col nostro manico. Andiamo a partire con la nostra rasatura di domenica 8 settembre. Una buona domenica a tutti. Bene, sto radendo con la parte più chiusa. Scusate, non vi ho mostrato il rasoio perché sono veramente un po' distratto. Questa è la parte più chiusa. Io mi sto radendo, scusate, con la parte più aperta perché questa taglia veramente molto poco. Quindi potete scegliere a seconda delle vostre esigenze. Le rifiniture, se siete un po' delicati, potete farle con la parte un po' più closed. Molto bene. Le persone, niente da dire, è per te. E quindi la prima canzone che è conosciuta, viene diffusa in questo momento su Radio 100 Passi, Ninna Na Ninna E, questo è Jovanotti, che è tornato in pista alla grande dopo l'incidente occorso in bici. Ginni, che l'ho visto in un video saltellare come suo solito, a riprova che si può anche cercare di non invecchiare o provare a rimanere nella sfera della giovinezza. Purtroppo non è facile, ma l'importante è conservare la brocca in attività, se non è finita, quello sì. Per il resto vedremo che ne sarà di noi. Bene, il primo passaggio ci ha regalato sintesi, rapidità, direi molto bene. Andiamo quindi a caricare nuovamente il pennello di Schumacher, se non ce ne sarebbe bisogno. Si è tenuta molto su, non si è seduta, aveva ragione Alessio, non si è smontata la crema, è rimasta bella schiumosa. Questo è uno degli aspetti più frustranti quando si chiacchiera, si abbandona il pennello tra il primo e il secondo passaggio e si ritrova il viso spento, il viso coperto insufficientemente. La barba, se non è schiuma, se non è un prodotto bianco che ti rimane fra le mani, non è una rasatura, non è un divertimento. Andiamo a bagnare per portare un po' di acqua in viso perché la giornata è molto umida, sembra di essere da noi. Cecina, Indocina, Indocecina. Bene, andiamo. Sento del sentore di miele, c'è qualcosa di molto aromatico in questo prodotto ridonato, che saluto, davvero buono, ve lo consiglio vivamente. Secondo passaggio, il vegetale si comporta benissimo, il viso deprivato dopo il primo passaggio di rasoio Icon chiaramente accoglie la crema con molta più amicizia, ecco, non si vedono isole di distacco. Quindi andiamo a procedere per il secondo passaggio buttando un occhio allo specchio retrovisore, quindi agli esteri. Barnier, parto dal fondo, finalmente sono riuscito a trovare un primo ministro in Francia che grazie a una amichevole astensione di Le Pen del Front National riuscirà a governare, accogliendo chiaramente il risultato della sinistra di Mélenchon, portando la Francia a tornare a essere un paese un po' come si deve, con un governo un po' solido, mentre l'industria tedesca molto male, ha perso su mese sull'anno scorso il 2,4%. Su agosto, diciamo, il 6,7% in meno sull'anno, quindi molto male. Quindi cosa ne traiamo? Che noi siamo stati bravi fino a un certo punto, sono stati fatti alcuni fact checking su Repubblica sulle dichiarazioni di Giorgia Meloni sul governo che ha fatto dei grandi risultati sull'aumento del PIL, non è tutto vero, non sono tutte rose e fiori, andate a controllare perché. Segnalo invece un log form di Repubblica qua,
di Carlo Bonini, che di solito si occupava di mafia, di politica giudiziaria, un grande cronista di Repubblica, e qua si è dedicato ai borghi spopolati, che sono tanti. Il PNRR non prevedeva, tanto contropelo, direttamente dei fondi per tutti, ma divisi in due tranche in alcuni paesi molto piccoli, tipo Elva nel Cuneese. Sono andate a finire 20 milioni di euro, cioè un paese che abiteranno 300 persone. Beh, i soliti miracolati, bene, chi ama i borghi sa cosa vuol dire, mentre l'Icon mi sta radendo la zona Baffi, sa cosa vuol dire lavorare con connessioni ballerine. Durante il Covid sono diventati di gran moda, ma sono stati allestiti spazi di coworking, poi disallestiti. Si c'è di nuovo un riflusso, ma leggetelo. Chi pensasse di andare valorizzando l'acqua, la legna, il buon cibo, il bel tempo, lo spazio delle camminate, è vero, è molto bello, io li adoro quei posti, ma conosco perfettamente i loro limiti. Contropelo, proviamo a girare il rasoio rimasto pulito dal lato meno aperto. Può andare bene per fare nella zona Baffi. E saluto quindi Alex, Matteo Preda, Marco, saluto Luigi, Mirko, Fulvio, Fabrizio, Davide, Fabio, tutti coloro. Bene, qua è ripartita la grande, la musica antagonista tipica di un certo tipo di ambiente politico. È chiaro che Radio 100 Passi Pepino Impastato fu ritrovato morto sui binari, fu fatto saltare in aria dagli uomini di Tano Badalamenti, che lui chiamava Tano Seduto. Lui abitava a 100 passi dalla cava del Boss, in questo paese della provincia di Palermo. Fu un eco enorme, venne ritrovato il giorno in cui venne trovato il cadavere di Moro dentro l'R4 in via Caetani, il 9 maggio del 78, scusate. Bene, secondo passaggio, ok. Prima del terzo diamo la prima pagina del Foglio, che ne dite? Visto che dovete comunque subirmi, perché purtroppo io sono fatto così e non riesco a lasciarvi senza avervi dato la prima pagina, possiamo riappropriarci delle baricole, come si dice in Piemonte, gli occhiali, questi occhiali da lettura, che ci permettono sul Foglio di sabato, che vale anche per oggi. Dunque, sottolineiamo: ministri dimessi, leader azzoppati, c'è una maledizione a destra, il piazzale caduti della figa. Questo chiaramente è un pezzo, come sempre, irriverente, che scrive il nostro grande, bravo Federico Palmieri, e poi viene ripreso, ve lo faccio vedere se riesco, al fondo, dove si dice che, insomma, muore il ministro e altre patacche, piazzale caduti della figa, San Giuliano è l'ultimo, e solo l'ultimo, prima di lui Fini, poi Bocchino, e c'è pure Lollo. Sapete che le sorelle ha perso uno il marito, Gianbruno, l'altro ha perso il ministro dell'agricoltura, e quindi la relazione con Elisabetta Tugliani costò a Gianfranco Fini, ricordate? La sua carriera, la sua fine politica, il grande traghettatore, ecco come lo chiamarono, della politica, della destra, sdoganandola a Fiuggi, e sono gli uomini a inchiostrare le sceneggiature degli addì che si consumano tra pubblici uffici e camere d'albergo. Sono più gli uomini che combinano questi casini. Comunque, prima pagina, come vi ho promesso, non diamoci le parole alla difesa. Orrore per il branco assetato di sangue che ha circondato e atterrato San Giuliano. Quindi, se volete approfondire, lui basso e panciuto, ci scrive Camillo Langone, grande osservatore del mondo, anche del benessere, del buon vivere, della tavola, del vino, incattivita, laureata all'Università Telematica di Pegaso, lei, fanno sentire tutti gli italiani superiori, gli uomini sono tutti più alti e intelligenti di lui, le donne sono tutte più leali ed eleganti di lei. Ma un cristiano è contrario ai linciaggi. Io sono, dice Langone, inorridito dal branco assetato del sangue che ha circondato e atterrato Gennaro San Giuliano. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Dov'è il maschio di ben protesi nervi che non gradisce le attenzioni di una bella femmina? Abbiamo la vignetta di Eli Schlein dove ironizza Macox, ve la metto in descrizione se volete leggerla. In pratica pare che ci sia un Pompeian candidate. Quindi, se finita l'operazione San Giuliano, partiamo con l'Olobrigida, con la pecorina sintetica. Quindi andiamo avanti col dossieraggio. Campo Largo e Eli Schlein, il calcio dell'asino. Invece qua è Salvatore Merlo, il vice direttore del Foglio, che narra dello scazzo tra Conte e Beppe Grillo, fondatore del Movimento. Quindi Grillo, il dileggio dei grillini, li ha trasformati da zucche in parlamentari e loro lo sbeffeggiano, quindi preso come un rincoglionito,
Fa male vedere trattato così Grillo. Io non lo amo, però posso capire che coloro i quali da zero sono diventati deputati, trattarlo in quel modo è veramente un'oscenità. Correrò nella pagina 2 il Partito di Dio, che non è un partito islamico, no, della Jihad, ma è la nostra ex Democrazia Cristiana, quindi seppellita la balena bianca dell'ABC, scrive Matteo Mazzuzzi. I vescovi italiani tornano protagonisti nel dettare l'agenda. Per il governo poche rose e tante spine. Quindi, convertire la prima devolution dei poteri e i rapporti con la politica, ci dice Mazzuzzi, sono affare vostro, disse Papa Francesco, scusate i vescovi, dopo più di un decennio. E la conferenza episcopale italiana l'ha preso in parola. Quindi, fate voi, e questi non hanno esitato. Quindi i vescovi hanno ritrovato loquacità, non si hanno più le noterelle diffuse a mezzo stampa a seguito di qualche sentenza. Ora si detta l'agenda, i vescovi parlano sui giornali in piazza e non sempre mascherano il loro pensiero dietro la diplomatica prudenza che animava le loro uscite, anche a costo di vedere compromessi i rapporti con il governo. Quindi questa è la transizione del potere della Chiesa nelle scelte politiche, i partiti confessionali. Il Giuli Pensiero, questo è un pezzo proprio scritto da Alessandro Giuli, che fu intervistato e scrisse un libro Gramsci è vivo, ecco. Quindi vedete il ministro, l'uscente e l'entrante, chiaramente quello corto è l'uscente, quello alto è l'entrante. Netanyahu contro tutti, vi risparmio, nella politica estera non ha aggiunto nulla che potesse esacerbare quella che è la situazione in Medio Oriente. Ho sentito un'intervista ieri fatta però a Tony Blair, che ha scritto un libro per la nuova casa editrice Silvio Berlusconi Editore, quindi si è buttato nell'editoria cartacea, quindi vuol dire che è un buon segno, vuol dire che ci sono prospettive per i libri, se no quella gente di solito non fonda cose che non funzionano. Invincibile Elsa, questa è Elsa Fornero, ricorderete in lacrime nel 2010, quando prima della parola sacrifici si mise a piangere con il signor Montgomery, Bin Laden, il presidente del Consiglio, il professor Mario Monti, che la sosteneva incoraggiandola. Si dice che, pesando molto le pensioni sul prossimo bilancio, a 23 anni, appena laureata, questa parla di Renzo, ma alla fine la sua proposta è quella che ha salvato e ha fatto risparmiare 100 miliardi in 12 anni allo Stato italiano. Quindi lo leggerò, però magari dopo, adesso faccio il secondo passaggio, vi darò qualche chicca. La professoressa Fornero, giovanissima, nata a San Carlo Canavese, in una di queste valli spente di cui parlano lì nel caso di Ronco Canavese, dove ha appena chiuso un bar, non leghiamo il Canavese, ai luoghi di nascita dell'ex ministro, che si è specializzato dopo aver letto un pezzo del professor Castellini in politica previdenziale. Andiamo a bagnare il viso per il terzo passaggio, togliamo gli occhiali di lo soldato innamorato, anzi un ministro innamorato. Lo sfonda sempre la campagna, mica tanto Felix, perché ha un bel dire Giorgia Meloni che non avrà ritorsioni. Andiamo a pescare dal nostro ciotola uppercut. Quello che resta, e ne resta ancora, di O Selvaggio by Extra Cosmesi. Andiamo a bagnare, anzi andiamo a stendere il terzo passaggio. Quindi alla base è sempre la campagna meravigliosa, Pompei, dove di lei la signora Boccia è nata, dove vuole rimanere, dice che ha girato il mondo ma torna sempre a Pompei, lui dice che un lavoro ce l'hanno, non è la ricerca di incarichi, che gli hanno chiesto Luca Telese e Marianna Aprile, come si chiamano, i due giornalisti che durante in onda venerdì sera hanno fatto una lunghissima, trasmesso una lunghissima puntata dopo averla intervistata, con alcuni commenti da giornalisti presenti, tra cui Maurizio Molinari, che ha difeso a spada tratta la signora Boccia, soprattutto dal punto di vista della capacità comunicativa, che è tutto. L'avesse vista Berlusconi, questa altro che Noemi Letizia, Lady Botox, l'avrebbe candidata alla presidenza del Consiglio al posto suo, veramente brava, inflessibile, bisogna dirlo, solida, senza una sbavatura, con una postura sempre sulla sua sedia, composta, con un sorriso odontoiatrico, 48 denti, beata lei che li ha tutti suoi, grazie anche agli anni, perché ha 41 anni contro i 62 di San Giuliano. Va bene, non mi voglio ripetere, andiamo a completare il terzo passaggio. Sento un leggero pizzicorio, sembra che stia lavorando bene questa crema, l'idea che nutra il pelo, il viso, che poi tratteremo con un prodottino che è l'ultimo dei regali che ho ricevuto, quindi vi presenterò un prodotto post rasatura. Oggi sono, devo dire, soddisfatto. Obliquo. Bene, questo è il lato chiuso, aperto. Scusa, questo è il lato più chiuso. Sentite, che comunque trova ancora pelo, eh?
giro lato aperto, è molto divertente. Shiftare open and close. Il cilocare è la seconda ciotola, sto usando due ciotole oggi, una per pulire la testa del rasoio e l'altra per montare il sapone. Bene. Riaprono le scuole in Piemonte dalla prossima settimana, in Toscana non prima del 19, del 16 scusate, prossima settimana. E siamo già a metà settembre. Buono il risultato. Ringrazio Keoma, che spesso scrive sulla mia pagina YouTube, sempre attento. Ma soprattutto ringrazio la pazienza degli amici, che sono pochi ma molto buoni, che nel mio salotto, dentro il bagno di questa cittadina, hanno voglia e pazienza di arrivare alla fine. Io considero la mia rasatura completata con questo bel rasoio che consiglio a tutti, anche coloro che come me non sanno radersi, ma comunque possono usare. Sciacquata, l'acqua era fresca, sarà fresca, non è fresca, ve lo dico già, ma meglio di niente. Ed ecco che la sciogamano a color tortora torna protagonista. Coca-Cola sei protagonista, come diceva il grande Vasco. Tamponiamo, lasciamo un po' di umido come sempre, così abbiamo il tempo di dare ancora uno sguardo al giornale inchiostrato, quello di carta. Rimettiamo, eccoci qua, ci rimettiamo in carreggiata, ecco, l'umido con gli occhiali pose una situazione così abbastanza stravagante. Quindi abbiamo parlato che la dottoressa diventa esperta dei sistemi previdenziali, la riforma Fornero non è il toccasana, ma in 12 anni ha fatto risparmiare quasi 100 miliardi. La Lega insiste però per quota 41 e si lascia il lavoro a qualsiasi età, basta avere 41 anni di contributi. Misura costosa, cosa uscirà dalla legge di bilancio? Questo non si sa, al momento è molto delicato. Quest'anno la pensione di vecchiaia resta peraltro per legge 67 anni d'età, come deciso dalla riforma Fornero, con 20 anni di contributi minimi maturati. Quindi se non avete 67 anni, non avete almeno 20 anni di contributi in pensione, non vi ci mandano. Anzi, vi mandano altrove, molto volentieri, con buona pace dei ben pensanti. Andiamo a seguire i segnalini che abbiamo sul red carpet, ecco, con l'ex ministro, gli occhiali della Repubblica, qua oltre al ministro che qua con la moglie, perché lui evidentemente ama le bionde, qua la moglie è di lui, insomma, quindi questa è la coppia ufficiale, pare non gli abbia neanche rivolto la parola. A Venezia, ovviamente, essendo uscito tutto questo casotto, comunque il red carpet, qua parliamo, attenzione, di lingua italiana, secondo la Treccani entra nell'uso della lingua comune nel 2002, ma prende piede più tardi con riferimento alla politica, e si pone naturalmente il problema dell'outfit per il benedetto red carpet. Se la prima è alle 18, come si andrà vestiti? Non in smoking, certamente, a meno di non essere nella walking delegation. Oibò, e che sarà mai questa walking delegation? Il gruppetto che entra trotterellando con registi e cast, ti dicono sospirando, come dire, da dove arrivi, non sai niente. Poi arrivata l'Excelsior e sempre la solita esilarante confusione di americani struccati e caramellati. Sciura di Treviso o di Tarvisio in lungo, autore del cinema romano, Caganigiola de Lino, la borsa di Tolfa, giovani milanesi della moda in tuta, da lavoro e direttori chic di riviste in pigiami Miu Miu, che è la linea di Miuccia Prada, come ben sanno i Fashion Victims. Il 28 agosto il ministro era qui, a Venezia, quando ancora il caso non era deflagrato del tutto, non aveva portato le dimissioni finali arrivate ieri in serata, quel giornale è uscito sabato naturalmente. Falcava il red carpet con la moglie Federica Corsini, che vi ho fatto vedere nella foto dell'articolo all'inaugurazione, e quella piccola cicatrice sulla fronte che secondo alcuni è una padellata, qua non si vede, ma San Giuliano ha un cerotto in testa, vedete lì, forse dove c'è il dito, ha tirato una legnata in testa. Ma quello che è interessante, Masneri spezza una lancia e ringrazia la signora Boccia, perché dice: noi giornalisti non possiamo non stimarla, perché quegli occhiali Ray-Ban registrante, ricordate che lei viaggiava dentro il palazzo transatlantico a Montecitorio, dove è proibito filmare se non
dopo l'autorizzazione, nonostante si accendano due lucine che dimostrano chi è filmato, che in quel momento è filmato da terzi, e dice: quegli occhiali con cui ha postato appunto i suoi video, frutto della collaborazione tra la Ray-Ban e Facebook, quindi Meta, aggiungo io, li si aveva anche noi e non siamo mai riusciti a farli funzionare. Ce li avevano dati per testarli con quella montatura pesante da un Assis a celebrare con la tecnologia avveniristica. Si è provato mille volte a capire come usarli, decifrando le istruzioni, ma niente. Quando si era riusciti a far finalmente partire la funzione registra, a parte che la qualità dell'immagine era tipo quella di Guantanamo, si accendeva un fascio di luce bianca, quella citata appunto da Maria Rosaria Boccia, che illumina l'eventuale registrato. Ma forse nei ministeri non se ne accorgono, perché sarà la solita luce romana che acceca tutto e tutti. Quindi interessante, pubblicità enorme, guardate sulle vostre pagine Facebook, io ho avuto un sacco di inserzioni pubblicitarie per farmi comprare i Ray-Ban registrabili, ne venderanno una quantità quantomeno in Italia, in questo sventurato paese. Perché se è ben vero che si cerca, come nella prima pagina cercava di dirci il direttore, una classe dirigente migliore, credo che fosse al TAN sul post che diceva per una classe responsabile, propositiva e colta, e l'altro gli chiede: ma per rappresentare chi? Noi? Quindi per favore, togliamoci dalla testa la riforma della nostra classe dirigente, perché purtroppo questo non cambierà mai a meno che non vengano reinseriti i filtri all'ingresso con le elezioni, con la preferenza, quindi il sistema proporzionale, che qui penso non tornerà. Io penso di avere, però vi do ancora un piccolo dato, perché l'ho trovato alla pagina 16, si parla di globalizzazione come opportunità, qua parla dei successi enormi che hanno le piccole imprese che vendono usando il portale Amazon, che non è con una loro immagine, perché questo si sapeva, mi è cascato la schiuma il giornale. Comunque, il valore delle esportazioni delle 21.000 piccole e medie imprese italiane che vendono attraverso Amazon è aumentato nel 2023 del 25% rispetto al 2022, raggiungendo 1,2 miliardi di euro rispetto a 950 dell'anno precedente. Le regioni che vendono di più e a maggior ragione su Amazon sono Lombardia, Campania, Toscana, Lazio e Veneto. Le più virtuose per valore di vendita all'estero e con il più alto numero di PMI, quindi piccole e medie imprese locali, presente su Amazon. Invece, piccolo dato di servizio, se vi interessa, nelle inserzioni legali, vedete, queste inserzioni vengono pubblicate per legge, bandi pubblici, sapete che i comuni sono obbligati a pubblicare sui giornali le loro gare d'appalto. Io segnalo il comune di Rio, Rio nell'Elba, un comune dell'isola d'Elba per l'appunto, che, se vi interessa, fa una procedura di gara ad evidenza pubblica per il rilascio di concessione demaniale marittima relativa allo specchio acqueo e aree a terra in frazione di Cavo, che molti sanno è un'insenatura dell'Elba, da destinare alla portualità turistica e alla nautica da diporto. Quindi attenzione, ci sono amici che vogliono investire, che vogliono venire qua a portarmi un po' di soldi, così io partecipo alla gara, creiamo un ponte ideale, chiaramente sto scherzando, verso l'isola d'Elba, potremmo diventare imprenditori, assicurarci un pezzo di mare meraviglioso. L'Elba ne parlava ieri, quella appesantita Donatella Bianchi. Vabbè, in linea blu è punto d'arrivo di moltissimi turisti da tutto il mondo. Abbiamo il viso, l'abbiamo sciacquato e molto grippato, perché chiaramente ha bisogno di un trattamento che noi faremo con Godfather's Remedy. Eccolo qua, altro regalo meraviglioso sempre dalla profumeria Giuse, Facial Tonic. Questo è un rimedio a base di cetriolo dell'Himalaya. Voi pensate, serve come post rasatura, andiamo, il liquido lo vedete, è proprio liquido, sembra un after, in realtà non è alcolico, ma si sente nettamente il cetriolo che va a fare da replenish al vostro viso, soprattutto in giornate così calde, estreme. Chi è diportista, chi magari ha la barca, chi, ve lo faccio rivedere, un prodotto veramente buono che non conoscevo. Quindi prima di dedicarci all'ultima fase, che è l'aftershave o the toilette in gamma, sempre extra, vi segnalo questo ottimo facial tonic. Un sacco di pittogrammi, oggi vendere cosmetici è diventato una cosa terribile, il regolatorio prevede qualunque tipo, giustamente, di iscrizione, alla faccia di chi lavora fuori dalla legalità, quindi otto cosa comprate, ma qui comprate molto bene per la vostra salute, per la vostra bellezza, mentre chiaramente lo selvaggio, eccolo qua, torna in auge, lasciamo che si asciughi il facial tonic, mentre Donato sempre al lavoro sull'etichetta dei suoi prodotti. Abbiamo chiaramente una parte leggermente ambrata che prevede uno shaking prima di essere applicato in viso,
questo prodotto tende a dover asciugare un tantino, abbiamo una piccola passata all'asciugamano, ci portiamo verso la fine di questa nostra meravigliosa giornata con uno delle nubi verso sud, verso Bolgari, verso Donoratico, in direzione San Vincenzo Piombino, ma noi siamo chiusi in casa come sempre, quindi non temiamo nulla, anzi anche se piove dalla sera non ce ne frega niente, e adesso possiamo chiaramente appuntare sul nostro viso la meraviglia O Selvaggio, fantastico, un prodotto dei gusti di Alessio, avevo già il barocco, col barocco testato i suoi gusti personali, grazie ancora per questo regalo, grazie ad Alessio, buonissimo, è una vampata di alcol. Ecco, ne approfitto per leggervi qualche dato, visto che mi rimetto gli occhiali perché purtroppo non sono solo il giornale a scrivere in piccolo. E acqua, profumo e mentolo, quindi un grande parte mentolata. Qua si parla di Coventry, Inghilterra. Beh, c'è qualche aggancio dell'Inghilterra, del Regno Unito, Donato, spiegateci, meraviglioso, comunque molto buono. Io ringrazio tutti gli amici che hanno avuto ancora oggi la voglia di ascoltarmi, vi auguro una grande domenica da Andrea e da domenica, che barba, ciao!